Bene, buonasera, siamo sempre al PNLUG e per la terza ed ultima per il momento presentazione di dati intelligenza artificiale con Cleverson, che già ci ha stupito le prime due volte e questa sera ci stupirà ancora di più parlandoci dei large language model e quindi di intelligenza artificiale avanzata. Cleverson, ti ringrazio per la tua sempre ottima disponibilità e puoi incominciare. Grazie. Grazie. Grazie per le introduzioni, grazie a tutti per essere tornati qui questa sera. Va bene, quindi oggi parliamo un po' su tutto quello che è stato introdotto qui. Ma per fare un riassunto veloce, nella prima serata abbiamo parlato di analisi di dati, estrazione di dati, pulizia. Nella seconda serata abbiamo parlato da come fare un modello di machine learning o come fare qualcosa con intelligenza artificiale. E oggi parliamo su come usare tutto questo di una forma più avanzata, almeno su tutto quello che è stato usato attualmente. Quindi su questo vado ai slides più giusti qui. Ma se vi ricordate, tutto sembrava, diciamo, più o meno semplice, più o meno tranquillo, e tutto erano cose che possiamo fare da casa. Questa volta, quando parliamo di intelligenza artificiale avanzata, ancora possiamo fare da nostra casa tutto quanto. Ci sono qualcosa che sono più pesanti, che abbiamo bisogno da qualche potenza in più, oppure delle servizi di qualcuno che già lo ha fatto. Ma per fare uso dell'AI e anche dei large language models, possiamo farlo senza molto problemi in autonomia. E basicamente è da questo che parlo oggi. Allora, per fare una intelligenza artificiale moderna, questa che sono più interessanti attualmente, i principali sono, come abbiamo detto prima, dati buoni. In generale, parecchi dati, troppi dati, alcuni terabits di dati, dipendendo da quello che vuoi fare. Questo per fare un allenamento più preciso e più specifico, di tutto quanto che vuoi trovare, il modello. Ma direi che il principale non è tanto, tutto quello che dobbiamo prendere con i dati. Ma sì, l'uso dei dati che facciamo, nel senso in che non è così pesante il modello oppure quello che si fa uso, se abbiamo un po' di creatività oppure usiamo una metodologia più interessante per raggiungere i risultati che vogliamo. E questo direi che è il punto principale da questa presentazione, da questa sera. Capire un po' meglio com'è lo stato dell'arte, per così dire, della intelligenza artificiale e come possiamo fare al nostro modo qualcosa simile. Ok? Quindi un esempio interessante è quello che è chiamato di Stable Diffusion, che sono dei modelli di generazione di immagini. Questi sono fighissimi, sembrano veramente miracolosi quando sono ben fatti. Ma in realtà, come possiamo fare un modello di generazione delle immagini? Questo direi che mi piace un tanto. Perché l'idea è molto creativa, è una coisa que eu mai avrei pensato em autonomia. L'idea è che da una immagine la facciamo un po' nebulosa, piano piano, un po' più nebulosa, più nebulosa, fino a diventare qualcosa come questa imagine a destra, che sono só rumori praticamente. Allora, da questa immagine facciamo um modelo que, da questa immagine prima, impara a indovinare. Oppure a trasformare questa immagine in questa seconda, da questa seconda in questa terza, in questa terza, da questa quarta. Insomma, cosa che facciamo qui? In realtà è un modello di machine learning per pulire un'immagine. Quindi non è una vera generazione dal nulla, con una creatività pazzesca, che l'IA c'è. Ma l'IA só è molto brava in pulire un po' le immagini. Prendere le informazioni veramente rumorose e pulire un po' meno per generare un'immagine un po' più chiara. E da questo, se lo facciamo di passo a passo, riusciamo a avere risultati veramente buoni. In questo esempio qui, da questa immagine nebulosa, là piano piano rimuoviamo questi rumori e arriviamo a un'immagine bella come questa del castello nelle montagne.
Ok? Allora, fatto questo allenamento, un prossimo passo è quello da aggiungere le informazioni testuali. E come si fa questo? Basicamente si prende un testo, diciamo, voglio fare questo Yoda qui, con una versione un po' più con i capelli. Trasformiamo queste parole in numeri, che insomma sono chiamati di embeddings delle parole. Parlerò un po' più su questo dopo, ma l'idea è che da questi numeri possiamo generare una immagine come questa, dopo un po' di allenamento di un'altra intelligenza artificiale, e da questo possiamo generare una immagine completa, partendo di tutto quello che abbiamo scritto prima nell'input del modello. Quindi questo qui, in realtà, è una forma di generare delle immagini abbastanza belle, ma in cui la generazione delle immagini sono più una illusione, per così dire, che una creazione creativa dell'IA. La creatività, diciamo, è più della persona che scrive il prompt per generare la immagine luminosa e dopo arrivare a un risultato buono. Ok? E un'altra cosa interessante è che per fare questo, il più importante è che l'immagine finale è sempre un'immagine vera, giusto? Perché se abbiamo rumore, quello che vogliamo è un'immagine bella. Quindi per fare l'allenamento da questo è stata creata un'altra intelligenza artificiale che riesce a capire se un'immagine è falsa o vera. Quindi da quell'immagine da prima, se questa sembra vera abbastanza, questa rede neurale dice che va bene e allena l'intelligenza artificiale da prima, quella basata in Stable Diffusion, per generare un'immagine simile a questa. E se non va bene, dice che questa classificazione non va bene e dopo riduce i pesi dell'intelligenza artificiale primamente usata. Quindi questo giro ho parlato su tutto un po' più velocemente, ma l'idea è semplice, di che con questi abbiamo usato solo le due principali forme di machine learning da cui abbiamo parlato nella seconda serata, che sono classificazioni e regressioni. Insomma, la generazione di una immagine è una regressione e questa, per fare l'allenamento, è una classificazione. Quindi tutti gli ferramenti già abbiamo per fare qualcosa così. Manca solo un po' di creatività per farlo piano piano diventare qualcosa interessante e in questo caso un sacco di data, di immagini per fare questo girare. Ma con tutto questo processo direi che se sei un vero entusiasta dell'AI è possibile allenare qualche modello simile a casa. Avrebbe bisogno di un po' di tempo, un po' di macchina forse, ma è possibile farlo. Ok? Allora, vado al secondo modello che diciamo è più interessante, che è quello che chiamiamo di Large Language Models, che sono, diciamo, i più famosi su questo topico attualmente. Allora, un Large Language Model, insomma, sono quei modelli con veramente un numero pazzesco di neuroni, in questo caso di pesi e di informazioni, in cui sono allenati e che riescono a simulare come una persona parla. Quindi, ad esempio, ci sono ChatGPT, Llama, Gemini e così via. E qui c'è un grafico che ti mostra quanti neuroni ci sono in ogni rete. Fino a 2019 c'erano 340 milioni nel questo modello di BERT, ma oggi riusciamo a qualcosa vicino a 2 trilioni di neuroni con questo modello da Google. E tendenzialmente è possibile arrivare ancora più e più neuroni, se questo si dimostra utile per allenare qualche modello. Allora, sì. Perché si manifesta anche qua la legge di Moore? La sintesi? Ah, sì. Non necessariamente la legge di Moore, ma c'è una relazione perché la potenza
Obrigado. O principal aqui é que são state nove formas de fazer a rede neural, em que os resultados são mais precisos, digamos assim, com mais neurônios. Porque prima, se abbiamo un numero troppo grosso di neuroni, senza qualcosa più specifica, dopo molte camadi, le informazioni si perdono un po' e ci servono molti, molti dati per fare qualcosa buona. Quindi non era interessante, perché più era più una cosa che riduceva la qualità da cui che la faceva migliorare. Ma dopo un po' di un po' di avanço in questa area, sono stati creati altri tipi di forma da fare questo, in cui ci sono qualche neurone che sono capaci da ricordare, per così dire, delle informazioni da prima. Quindi così sono riusciti a creare altre forme di generare queste reti neurali e con più dati e con più neuroni i risultati sono diventati ancora più buoni. Quindi insomma, basicamente sono gli avanzi dell'area di studio di data science che ci fanno arrivare a questi numeri un po' giganti. È interessante osservare che questi numeri sono difficili da fare l'allenamento, nel senso che quanto più neuroni, più dati e più tempo ha bisogno da usare per allenare qualcosa. Quindi non è una coincidenza che solo Google, Microsoft e OpenAI hanno modelli qui, perché è un grosso lavoro che ti serve veramente molto sforzo. Allora, sui Large Language Models, vi propongo un gioco se siete a posto per aiutarmi in questo. Da queste parole, situata nella, cosa credono che è la continuazione da questo? Situato nella? Quindi già ho preso una frase pronta, ma questa è situata nella pittoresca. Alcuna idea di come continua? Vila? Portia. Mentira. Ah, questo. Rustico. Difficile, no? Quindi faccio un po'. Vi offro un po' più di contesto per fare più facile, ok? Allora, si tratta della pittoresca poesia, questo rustico in venda offre la possibilità di realizzare un sogno. Cosa credono che viene ora? Cosa credevi che viene ora? Ok, il testo completo è questo. Si tratta della pittoresca poesia, questo rustico in vendita offre la possibilità di realizzare un sogno. In piano terra si compone di una sala da pranzo e una cucina, entrambi loghi, e così via. Basicamente è una descrizione di un immobile che ho preso da tutti i dati che abbiamo prima. Allora, cosa c'entra questo in un Large Language Model? Basicamente questo gioco che abbiamo fatto ora è come funziona questo Large Language Model. Da un contesto iniziale, questo modello riesce a prendere la parola più probabile da mettere dopo. Quindi, scusi. In questo caso, in questa frase, the cat is chasing the, la possibilità è mouse, la più grande, ma ci sono altre possibilità qui. Ma dove sceglie? Le possibilità? No, le parole. Ah, le parole? Sì, scusa un attimo. Per sentire, se, quindi... Come non detto? No, ripeto io la domanda. il LLM... Da dove sceglie le parole che possono essere più probabili come successive in una certa frase? C'è tutto un procedimento più specifico, ma insomma, di tutti i dati che prendono, di tutto quello 7 milioni di neuroni, di tutti i dati dell'internet, fanno la rete neurale in autonomia impara le probabilità di ogni parola che trova. Quindi per questo ci serve tanti dati. Per allenare un Large Language Model, perché questo prende da tutti i contesti che riesce a capire la probabilità della prossima parola. Quindi può sembrare una cosa veramente pazzesca, ma insomma è basicamente questo gioco che abbiamo fatto prima.
Allora, questo è un, lo dico che è semplice, ma in realtà alcune volte questo tipo di allenamento riesce a avere delle risposte veramente interessanti. Quindi questo esempio qui, in questa domanda, la persona chiede a un large language model una domanda di matematica, basicamente, in cui questo modello sbaglia. Ma dopo è chiesta la stessa domanda, ma è chiesto anche al large language model per farlo passo passo. E così il modello riesce a trovare una risposta. E questo, almeno a me, mi sembra veramente interessante, perché è come se la intelligenza imparasse a arrivare a una risposta passo passo, come facciamo noi, riducendo i problemi in passi più piccoli, più semplici, e così arrivando a qualcosa interessante. Parlo di questo perché possiamo pensare alcune volte che la nostra intelligenza non è niente più che qualcosa probabilistica, nel senso che se impariamo fino a quando siamo bambini, e questi che impariamo sono dati che riusciamo a apprendere il nostro cervello, e dopo un po' di tempo sempre arriviamo a risposta più probabile da essere buona, diciamo che la nostra intelligenza non è così diversa da intelligenza di un large language model. Quindi forse questa è una vera intelligenza. Ma questa è una discussione filosofica, e di ogni forma i modelli di large language model sono un po' lontani da arrivare a qualcosa vicino ai nostri cervelli. Va bene. Una volta ho parlato su questo, abbiamo quello che chiamiamo di REG, che è Retrieval Augment Generation. Insomma, come avete osservato prima, ci sono delle forme da fare un large language model arrivare a una risposta più interessante, se facciamo qualche strategia diversa, oppure se forniamo al modello un contesto migliore da quello da prima. Quindi, dopo un po' di osservazioni, un po' di pratica con questi modelli, è stato arrivato questa metodologia per fare un large language model arrivare a delle risposte in quale medio, in cui la idea è che se forniamo a questo modello tutto il contesto che vogliamo, la risposta sarà buona. Non solo questo, avrà tutto quello che un large language model può offrire, che è la probabilità di una risposta diventare il più simile a quella che è aspettata, almeno da noi. E questo è particolarmente importante perché, come un large language model solo ritorna la risposta più probabile, se facciamo una domanda più specifica, questo non riesce a trovarla. Ma se c'è un contesto che la fa andare in una certa direzione, questo aiuta un sacco alla risposta buona. Allora, cos'è il REG? Basicamente quello che facciamo qui è prendiamo di un documento, facciamo qua l'estrazione delle parole e la trasformiamo in numeri, come io ho parlato prima, e spiego un po' meglio dopo. Ma l'idea è che, dopo che le parole sono trasformate in numeri, quando una persona chiede qualcosa, prendiamo i numeri più vicini a quello della domanda che la persona ha fatta. Con questa prossimità, prendiamo i documenti più vicini alla domanda, e usiamo questo come un contesto del large language model, e così riusciamo a ottenere una risposta che sarebbe molto meglio da quella che sarebbe senza il contesto se facciamo questa domanda large language model. Ok? Questo è um giro um pouco simplificado da tudo, mas depois pego veramente meglio questo, ok? Allora, vado alla parte pratica, que é a parte più interessante di questo, in cui vi mostro qui questo notebook. Ho detto che sempre è possibile girare questa casa, e questo ancora è vero, ma ho messo qui una scheda grafica per aiutarmi a fare tutto più veloce. È possibile fare lo stesso a casa, ma direi che diventa un lavoro un po' più lento e ha bisogno di un computatore un po' migliore, ma ancora è possibile. Allora, quello che ho fatto qui, io ho installato alcune librerie Python e ho installato anche il modello di Facebook chiamato Llama.
Più specificamente è una versione open da YAML che si chiama OLYAML. Quindi ho fatto l'installazione qui e con questo riesco a fare domanda a questo modello di linguaggio, questo Large Language Model. Quindi ad esempio, parla italiano? Sì, parla italiano. Posso aiutare con qualche cosa? Fala português, que sarebbe la mia lingua? E sì, lui riesce anche a capire che è un'altra lingua e mi risponde in português anche. E possiamo fare un sacco di domande, se hanno qualche domanda per fare la Language Model, è una buona ora per chiedermi nel tempo in cui faccio qualche domanda qui. Ma insomma, l'idea è che se iniziamo ad andare a qualche riassunto un po' più specifico, come questo, dimmi qualcosa su Linux e su open source, questo ancora ci risponde. Un argomento delizioso, what's Linux? Un'altra volta ci sono qualche confusione tra i linguaggi e tutto quanto, ma direi che va bene, perché ha senso tutto questo che lui fa, e principalmente perché Linux e open source sono parole più vicine all'inglese. Quindi questo fa il contesto del Large Language Model diventare più probabile al linguaggio inglese. Ok? Quindi qui, open source è un modello di sviluppo software che consente al programmatore di estendere il codice, di sorgenti del software, così via. Queste risposte, diciamo che sono buone, ma sono veramente generiche, giusto? Allora, chiediamo qualcosa su questo gruppo di Linux, e poi non è Linux User Group. Vediamo cosa esce. Il Polenone Linux Group è un gruppo di utenti e appassionati di Linux con sede a Polenone, in Italia. È nato nel 2004 con un luogo dove gli appassionati di Linux potessero incontrarsi, condividere esperienze e conoscenze e partecipare a discutere tecniche e progetti. Quindi le risposte sembrano buone, ma non ho idea se sono giuste. Non è detto che siano proprio te. Scusami. Perché in effetti l'iscrizione ufficiale del PNLUG è del 2012, non del 2004. Quindi è possibile aspettarsi qualche errore, anche se forse c'era qualche evento anche precedente. Ok. E quindi diciamo, comunque da ILLM, diciamo, bisogna aspettarsi qualche errore. Quindi le risposte devono essere sempre valutate. Sì, sì, giusto. In questo caso, come Claudio ha detto, la risposta sono, almeno sembrano giusti, ma non necessariamente sono precisi. Possono avere degli errori e tutto quanto, ma se non conosco la realtà, questo mi convince facilmente che questa è la realtà. Ok, bene. Allora faccio una domanda veramente specifica. Quali sono le attività recenti del Polenone Linux Group? Che è qualcosa che sarebbe un po' più difficile da trovare, anche noi. Quindi, ponendo Linux Group, è un gruppo di utenti del sistema operativo Linux, e che, in cui ci sono gli incontri mensili, presentazioni, come questa qui, laboratori pratici, eventi speciali e collaborazioni con altri gruppi. In generale, il PLUG si impegna a favorire la diffusione dell'utilizzo del sistema operativo Linux e della cultura open source nel territorio provinciale di Pordenone, nella regione di Friuli Venezia Giulia. Il che... valore che si chiama PNLUG, non PLUG. PLUG, sì, sì. Riprende le iniziali della sigla. Mm-hmm. Credo che ha fatto solo Pordenone Linux User Group. PLUG mensili non è proprio corretto, però insomma ci sta, sappiamo. Dai. Mm-hmm. Allora, come ho detto prima, qui c'è la pagina di PNLUG, per dare un'occhiata, ma ci sono dei problemi di privacy quando non riesco a vedere completamente qui. No, ma questa è la pagina... Lei accetta o rifiuta, lui... Ah, addirittura. Grazie. Molto meglio così. Va bene, come possiamo vedere qui, ci sono tutte le attività del Polenone Linux Group in questa pagina. Gruppi di lavoro, Linux Arena, Linux Day, tutto quanto. Quindi sarebbe bello se possiamo usare questo come contesto, giusto? E questo è quello che faccio io ora. Come ho fatto prima con l'immobile, faccio il scarico di questa pagina, prendo tutti i dati in formato testo,
E dopo faccio la stessa domanda al Linux Group. Qui ho tutti i contesti che ho preso, che insomma sono le attività, vengono coordinate attraverso la nostra piattaforma Wiki, tutto quanto. In generale sono questi testi qui della pagina. E ora faccio la domanda, basato in questo, quali sono le attività ricette di pone non in Linux Group? E come possiamo vedere? E come possiamo vedere è diventato veramente più interessante la risposta, più precisa. Ancora possiamo trovare qualche errore o qualche problema, ma direi che è molto meglio così. Sono di... Ok. Si è messo a parlare in inglese? Bene, sempre c'è quello che chiamano di aleatorietà in tutto il Large Language Model, ma probabilmente quando parliamo di user group o qualcosa in inglese, la probabilità diventa più grande per l'inglese. Anche se parliamo di Facebook, Twitter e tutto quanto. E devo dire anche che questo modello non è il modello finale di Llama. Questo è quello da 8 bilioni. Ci sono ancora modelli più potenti di linguaggio. Scusa, Italian Open App? What the fuck? Sì, sì. No, Python normalized. Ah, hanno trovato dei problemi qui? Sì, sì. Insomma, questo sempre può essere un problema di Large Language Models. Soprattutto se questo è un modello non grandissimo, giusto? Mm-hmm. Non è precisissimo. Che è interpretato. Mm-hmm. Interpretato. Va bene. Allora facciamo un altro giro, questa volta con Ludo, che è un'altra attività del gruppo. Cos'è Ludo di Penilug? E lui è felice che la domanda è in italiano. Questa volta ha trovato il linguaggio. Allora, questo risponde Ludo, anche Ludo Partner Network Lugano, che non è questo, ma Network Partner di Ludo. E ha parlato su qualcosa qui, stakeholders, obiettivi. Boh. Facciamo la stessa cosa qui. Prendiamo i dati di questa pagina di Ludo del Pinlook e vediamo a cosa arriviamo qui. Un'altra volta in inglese, non so capire perché, ma. Perché andavo a leggere i testi della pagina. Sì, sì. Ah, è vero, veramente. Ho messo qui tutto quello che sono dettagli in più per fare più veloce. Quindi nell'HTML ci sono molte cose in inglese. Ma in caso i risultati già sono molto più buoni. Ludo è open source ERP. ERP. È una parte di Pinlook, ci sono courses, community, development. È possibile che ci sono qualche errore, ma direi che i risultati sono veramente migliori così. Ok? Allora, come ho parlato prima degli immobili, ritorniamo a questo riassunto. Faccio la stessa cosa, ma questa volta con un immobile, che sarebbe questo dell'annuncio qui. E invece di fare tutto quello giro dell'analisi dei dati, prendere tutti i risultati, tutto quanto, solo chiedo all'AI, mi descriva questa casa. La metto tutte le informazioni che mi piacciono e vediamo se riesce a vedere qualcosa migliore qui. Ops, prendo qui il link, così vediamo qual è la casa. Sarebbe questa qui. Quadro locale, Villa Monte Ideale, Odore Grande, Grigoletti, Pordenoni. Ampio, bicamere con cantina, garage ammobiliato. Ok, vado veloce qui perché non è così importante, ma eccolo.
invece da leggere tutto quanto e cercare tutte le informazioni, abbiamo il riassunto qui. Location, via Montreale, allora grandi virgolette, prezzo, chi è un quadro locale, la descrizione, le caratteristiche, costo e tutto quanto. Direi che per qualcosa veloce è stato buonissimo il risultato. La domanda sarebbe, ma i parametri che o automaticamente lui è in grado di... No, vieni qua. Nella prima serata avevi tu impostato i tag su cui facevi l'estrazione dei dati. In questo caso lo fa lui? Sì, in questo caso è tutto lui. In questo caso è tutto lui. Solo ho messo questo contesto qui, che insomma è alla pagina direttamente. Agência presa, imóvel e valuta, blá blá blá. Insomma, questo è il testo della pagina. Non ho fatto il giro dell'analisi ancora. Quindi tutto questo è fatto in autonomia per la AI. Insomma, direi che ci sono tanti annunci di immobili che la AI riesce a capire anche il modello, il formato per fare tutto quanto. Una cosa interessante è che se vai a qualche modello o qualche formato di risposta, puoi scrivere anche qui. Mi descrivo questa casa nel formato X. Non faccio questo giro qui perché mi serve un po' di tempo per scrivere questo formato, ma diciamo che voglio solo il titolo. Mi descrivo questa casa e dimmi solo il titolo. E questo non è 100% preciso, ma diciamo 90% l'AI riesce a farlo. Se vuoi solo localizzazione e prezzo, riesce a farlo. Quindi, in questo esempio qui, mi sono dimenticato che ho messo su questo esempio. Quindi, mi sale il prezzo, area, indirizzo e efficienza energetica di questa casa. Quindi, eccolo. Possiamo così orientare l'AI a fare quello che vogliamo. Ok? Allora, vi ho parlato di quello giro, da come fare, trasformare le parole, numeri, tutto quanto, e fare l'embedding e prendere i documenti. Quindi lo facciamo veloce qui. Questo modello qui è un modello che possiamo scaricare dall'internet, che basicamente è quello che farà per me l'encoding. L'encoding vuol dire prendere le parole e trasformarle in numeri. Quindi, ad esempio, qui encode questo. Lo trasformerà in numeri. È possibile allenare questo modello se vuoi, ma come già c'è pronto, lo usiamo. Allora qui, questo sì, è un calcolo della distanza euclidiana. Quello che vuol dire è che prendo tutti questi risultati qui e lo comparo nella distanza agli altri risultati degli autoencoding. Questa è una proprietà degli encodings, che le parole più simili hanno risultati più simili numericamente. Il più lontani è un risultato più lontani. Quindi se facciamo l'encoding della stessa parola, la distanza è zero. Se facciamo delle parole diverse, i risultati aumentano piano piano. Quindi A e B, A e Z, e possiamo farlo di molte parole, cose diverse e così via. Ci batte quando ti... Oh, ops. Sbaglio mio. Bene, riuscivo a fare anche con le parole che non ci sono. Va bene. Quindi questa è l'idea da questi modelli di encoding, ok? Se diciamo una forma di parlare e parlare bene, è più vicino da una forma di andare e parlare piano. Quindi questo è il concetto di questa metodologia, ok? Allora, faccio tutto il giro nuovamente, ma questa volta prendo tre pagine. E quello che faccio qui è trasformare tutto il testo di queste pagine in numeri. E dopo faccio una funzione in Python qui per dirmi da questa domanda, che la trasformo anche in numeri, faccio l'encoding. Prendo il encoding di questa domanda e la comparo con tutti i testi di questi siti qui
per prendere qual è il più vicino. Ok? Allora, se faccio questo con questa domanda qui, mi piacerebbe acquistare un appartamento vicino a tutti i principali servizi, con cucina e termo autonomo. Cosa mi raccomanda? Faccio questo giro e mi raccomanda questo qui, che è Terracello, Arezzo, Città Pordenone. Come ho preso questo? Faccio girare gli altri per fare la comparazione, così è più facile da vedere. Questo mi piacerebbe acquistare un palazzo gigante e lussuoso. Cosa mi raccomanda? Ops. Un attimino. Ops. Ops. Sì, mi raccomanda la stessa cosa. Ma faccio un altro giro per essere sicuro. Li faccio qui. Ok, c'è questo, che è la domanda di mi piacerebbe questo appartamento vicino a tutti i principali servizi, che è questo Terracello, Arezzo, Pordenone, città. Mi piacerebbe un palazzo gigante e lussuoso. Palazzo, edifício em venda, ufa, ascenso. Quem que é um Terracello assim da Pordenone, mas... Ah, não, é a mesma coisa. Ah, sbaglio mio. Va bene, não sono sempre que vanno così bene. Ma almeno questo, bilocare in Corso Giuseppe Garibaldi. Quale locale? Su più livello, Torre Pordenone. Bene, quindi possiamo comparare questi tre e vedere. Quadrilocale in stato ottimo. E questi due, che è un palazzo in vendita. E anche un palazzo in vendita. E vedere che, almeno il palazzo sono sicuro che ha senso. Questo vicino a tutti, diciamo che più o meno ha senso, più o meno no. Ma come è a Pordenone, città, ha qualche considerazione in questo, qualche senso. E questo ultimo che era quello di... Ops. In corso Giuseppe Bilocari, in corso Giuseppe Garibaldi, elevato un quadrilocale in Pordenone Torri. Già ho avuto risultati migliori su questo, ma almeno la teoria aspetto che sia stato interessante. Va bene, allora faccio questo, ma questa volta con ancora più dati. Se vi ricordate, prendo tutti i dati che abbiamo prima, da quello degli immobili, e con questo faccio l'encoding da tutti i campi titolo, prezzo e descrizione. Questo per fare il giro più veloce. Quindi quello che abbiamo qui sono queste informazioni da tutti gli immobili di Pordenone. E con questo, invece da fare una ricerca con machine learning oppure con pandas o tutto quanto, tutto quello che faccio ora è solo fare le domande. Le stesse domande su tutte le date che abbiamo prima. Così facciamo uso da tutti i dati dell'analisi e possiamo controllare cosa esce con l'aiuto di un large language model. Allora, vediamo cosa abbiamo. Vorrei affittare un bilocale in corso Giuseppe Garibaldi. Ufa, molto meglio. Sì. Un'ottima raccomandazione. Vorrei che saremo una casa, prezzo conveniente e giardino. Vediamo il prezzo. Prezzo su richiesta? Aspetto, c'è un giardino almeno. Vediamo. Sì, giardino. Sì, sì. Forse ho messo il prezzo come zero, ma... Il giardino va bene. Allora, un appartamento conveniente a Pordenone. Direi è conveniente, è per di noi, 17.000, 17.000. E per fine vorrei acquistare una casa per un allenatore di open source.
Vediamo cosa l'AI vi raccomanda. Sì, sì. Diciamo è buona per farla del zero, no? Sì, sì. La casa è open. Vediamo se c'è un open qui. Sì, sì. Dai, perché no? Allora, chiedo a voi se hanno qualche tipo di mobili che vogliono acquistare. O se hanno qualche suggestione per cercare qui. Scusa, se avete qualche suggestione. Se no? Vicino a... qui non lo sa. Volevo solo domandare se in questo prospetto, in questo software che lui sta utilizzando, ci sta praticamente un correttore automatico. Cioè, se io scrivessi in portoghese, se mi correggesse le parole come dovrebbe correggere le sue che ha scritto in italiano. Allora, perché lui non sia bravo. Sì, no, va bene, va bene. Siccome dopo dobbiamo prendere queste parole e rapportarle ai dati presi sui siti, non potrebbero combaciare. Allora ripeto la domanda perché forse non si è sentita col microfono. Allora la domanda è, che fa Paolo, è questa. Dice, il LLM, Large Language Model, ha un correttore automatico per cui oppure è semplicemente in grado di capire quello che dico facendo appunto la correzione del testo. Quindi se io sbaglio una parola, lui riesce a capire in qualche modo che cosa intendevo? Allora, questo dipende molto dal modello di linguaggio, ma come avete osservato qui prima... Sì, sì. Come avete osservato qui prima, se sono un po' diversi, come goma con una M, ancora va bene. Ma se sono troppo lontani già diventa qualcosa un po' difficile. Può generare dei falsi positivi. Sì, sì. Ma in generale, come sono allenati con dati dell'internet, gli errori vanno bene. No, infatti, volevo chiedere, sul calcolo della distanza euclidea, le parole anagrammabili, cioè per esempio parole polare, contengono le stesse lettere, sono lunghe uguali, cosa calcola come distanza? Forse posso rispondere io, se mi permetti. Vabbè. Io immagino che sia una questione semantica, cioè lui polare lo ha abbinato a orso polare, a ghiaccio, a cose di questo genere, mentre invece parole, hai detto, no? Lo abbina ad altri contesti, quindi io ritengo, non ne sono sicuro perché non sono ancora esperto in questo argomento, ma ritengo che lui lo faccia in base a un contesto semantico delle parole vicine. Mm-hmm. Si può fare la prova? Mm-hmm. Sì, sì. Ma allora, sì, questo è giusto, l'intuizione è giusta? Sì. Ma cosa è questo modello di embeddings, che così lo chiamiamo? Questo... prima da tutto, qualcosa come 10 anni fa, erano stati fatti per linguisti, nel senso in cui loro cercavano le parole e dicevano quali sono le distanze tra le parole, tra le cose, tutto quanto. E questo è stato un grosso lavoro e ancora ci sono molte librerie open source che fanno uso da questo. Ma altrimenti cosa che facciamo? Semplicemente prendere un sacco di testo e lasciare qualche machine learning fare questo lavoro. E dopo molti testi, lui riesce a capire la differenza tra qualche parola e la distanza più o meno giusta. Ma questo dipende molto dei testi usati, dei dati, tutto quanto. Quindi diciamo che i dati sono le cose più importanti per trovare questa distanza tra le parole. Ok? Bene, se non ci sono altre domande, ho questo immobile più vicino a qui, non credo che riesca a capire se è vicino qui e neanche io so se è vicino da qui o no, ma abbiamo questo... Sì, via Maria Baliano, prezzo su richiesta. Ok?
Se não me esbalho, eu estava precisando recordar-me coisa o mesmo no preço. Se disse no preço sul e questo, por não. Não vejamos se iria escofar o velote. Mas não queria dar o mesmo zero, mas não sou sicuríssimo. Porque em realidade, ele modelo de. Com esse modelo de língua de moda, não necessariamente ele acha capire cos'è um preço conveniente. Quindi direi que sono più tendência do que qualcosa altra. Não, não, sono valori nulli, diciamo così. Non sono neanche zero, neanche un valore che esistono, sono nulla. Ok, va bene? Se non qualche altra domanda su questo processo? Quindi questo è quello che chiamiamo di reg, sui quali ci sentiamo un po' più appresto. Ora faccio girare tutto qui. E vi mostro solo per finire, praticamente, il modello di Stable Diffusion, che è quello che abbiamo sentito prima di generazione dell'immagine. Ma questo è veramente un po' più lento per girare, quindi mi serve qualche tempo in più per fare tutta questa dimostrazione. Sì, una domanda? Cioè lo Stable Diffusion lavora vicino con un altro modello di machine learning, cioè quando io scrivo immagine cane attore famoso qualcosa e lui le accorpa insieme, cosa fa? Va a prendere tutte le immagini, cioè come a grandi linee come lavora, cioè raccoglie una serie di immagini, genera un rumore, li mette insieme e poi genera un'immagine finale. Sì. Approfitto per fare il riassunto da questo. Ora che sappiamo cos'è un embedding, forse diventa più facile. Ma allora, tra tutte le parole che sono messe nell'input, la trasformiamo in testo, e questo testo è trasformato in questo rumore. Questo rumore è generato anche con un altro allenamento, probabilmente. Nel senso che dopo tutta la pipeline è fatto un allenamento per trasformare parole, l'embedding in rumore, e dopo piano piano l'idea è che in questo rumore ci saranno i numeri, e questi numeri avranno una distanza tra gli altri concetti. Quindi se parliamo di un cane, gli embeddings avranno una distanza X di tutti i concetti vicino ai cani, questo rumore avrà l'informazione più importante per un cane, perché questo è l'allenamento, questi sono i padroni, e piano piano, con un po' di lavoro, un po' di aleatorietà, questo modello, se vogliamo, fa piano piano un'immagine più simile a quella che vogliamo. Quindi un passo, due passi, tre passi, fino ad arrivare a un risultato finale. Questo numero di passi in generale nei modelli di Stable Diffusion sono configurabili, quindi possiamo arrivare a risultati migliori o peggiori dipendendo della configurazione che facciamo. Sì, tutto questo parte della parola. Quindi sì, è come abbiamo fatto con gli embeddings da prima, che sono questi di prendere i numeri. Possiamo mettere qui qualche parola e fare l'encoding. E questo diventa questa matrice di numeri. E dopo questa matrice diventa i rumori, e i rumori è l'immagine. Questi numeri vengono trasformati in pixel. E sì, questi numeri sono trasformati in pixels con rumori. E questi sono puliti. Precisamente. Questa è l'intuizione da questo tipo di modello. Ok. Allora, questo qui è un esempio di questo modello di Stable Diffusion.
como il tema è una casa, e questo modello che ho preso lo faccio in inglese, perché non è allenato in italiano. Ma insomma, l'ho questo per fare una casa. E voilà. Mi ha fatto il dipinto di una casa. Forse perché c'è questo draw. Ups, è andato qualcosa male qui. E allora faccio la mia ultima parte di questa presentazione, che è vi disegnare una immagine di ciao. Quindi vi ringrazio per la pazienza e per la presenza. Sono a posto per qualche domanda o qualcosa così nel frattempo in cui l'immagine è stata generata. E lascio la parola al nostro amico Claudio. A presto. Allora, comunque...